Ebbene ragazzi, eccoci qui di nuovo riuniti per assistere alla migliore monnezza di internet. Buona visione dei pesci. Ed è anche un pesce enorme, madonna, guardate quanto è grosso sto coso. Wow. Adesso tipo il pesce grande si mangia i pesci piccoli, volete vedere? Attenzione. Una tartaruga! Un ratto! Un ratto! Che c'entra? Vabbè, che dire, finché funziona, funziona, oserei dire, no? Non fategli mai capire la vostra prossima mossa. Sapete che non sapevo che i ratti nuotassero così velocemente? Il fra era frustrato. Un bastone? Non penso che passi. Oh no! Ce la faccio. Si è messo tipo i vecchi sulle panchine. Ma che cavolo è sta roba? Oddio santo, questo non promette bene. Eccoci qua. Sì. Ditemi che si fa male. No, ci ho sperato che tipo desse un calcio e gli si ribaltasse contro e niente. Il mio impero romano probabilmente è di quella volta nella quale ero in quinto. E durante un esame fisico l'infermiera mi ha chiesto di fare tipo i jumping jack, ok? E ho scureggiato ad ogni singolo jumping jack che ho fatto. Stavo cercando così tanto di non ridere e l'infermiera quando mi ha guardato mi sono fermata ed ero tipo: oh no, le mie infradito non smettono di fare questo dannatissimo rumore. Allora l'infermiera mi disse di toglierle ed è esattamente quello che ho fatto. Ed ho continuato a scureggiare e a ridere e poi se n'è uscita dalla stanza. Ma che cos'è sta roba? Oh raga, io ve lo dico, se so che mi viene da scureggiare mi fermo. Ma immaginate questa qui che prende e continua a saltare e si sente lei che scureggia. Ecco voi una simulazione di come sarebbe una gigante banana che orbita intorno alla Terra. Wow, questa cosa è bellissima. Ragazzi, io voglio avere una banana gigante che orbita intorno alla Terra adesso. Guardate qua! Wow! Non ho parole. Stupendo. Raga, però adesso parliamo di cose serie. Ve li immaginate come sarebbe un'eclissi di banana? Ah, oddio, in realtà ci sta, guardate, tipo si scurisce tutto. Ogni volta che riempio questi qua per fare il ghiaccio, poi mettendoli in freezer bagno tutto in giro. Mia mamma mi ha detto, tu fai finta di non avere niente in mano e vedrai che non ti cade nulla. Quindi così faccio finta di non avere niente in mano. Vabbè, ovvio. Che in realtà ti posso dire l'hai fatto pure male. Cioè, se non avevi niente in mano, perché hai continuato a tenerlo? Dai, regà, se tocca fare le battute, tocca farle bene come minimo, forza. Voto del memino, 6 su 10. È stata un po' una freddura. E non c'entra niente il ghiaccio. Ho sempre voluto farlo. Oh, ma... Sta suonando il piano con delle bacchette. Posso dire che è bellissimo. Non avrei avuto modo migliore per farlo. Io ve lo dico, mi sto emozionando. Mi sta scendendo una lacrimuccia. Forse dovrei dire una lacrimuccia. Vabbè, lasciamo stare. La mia scuola ha dei banni nuovi. Vabbè, ma finché funziona, scusa, non ti lamentare, dai. Oh, alla fine l'acqua arriva, quello che si deve togliere si è tolto, punto, dai, forza. Anzi, ti puoi anche lavare le mani ora. Hai visto che comodità? Certo che i ragazzini di oggi sono proprio ingrati, eh. Ecco, esatto, lezione di informatica. Se va, non toccare nulla, punto. Io penso che sia giustissimo come ragionamento. Did you know if you make a mistake, you can shake and undo it? Beh, il modo nel quale lo stava scuotendo, tra l'altro. Amico mio, mi devi dire qualcosa? Funziona, ma lo dovresti fare prima. Quando le 3 ore di sonno iniziano a colpirmi durante l'ora di inglese. Oh. Ma che è sta faccia? Oddio santo, che brutto. Che poi sapete qual è la cosa peggiore? È che tipo voi vi svegliate dopo aver dormito per 3 ore e dite: sai che c'è? Non è male. Passano un paio d'ore e siete morti. Per me è questa la vera fregatura, che vi ci fanno credere. Io ve lo dico, per me la cosa che mi ammazzava era l'ora di letteratura. Oh, il professore si sarebbe dovuto chiamare melatonina. Era bravissimo a farvi addormentare. Allora, persone che giocano a calcio. Oh, attenzione. Perfetto. Sì, mi sembra giusto. Oh, no. Vabbè, ma c'avevi un compito, ma che cavolo fai? Ebbene ragazzi, è tornato il momento più fatidico ed importante del video. Ho bisogno che mi aiutate per scegliere la migliore copertina possibile per il prossimo video. In questo caso ragazzi ci buttiamo direttamente al sodo. Preferite l'immagine di un pollo paracadutista o quella di un... piccione in vista? Volevo fare la rima, però vabbè. Non lo so ragazzi, ditemi voi e come al solito troverete il link per votare in fondo alla descrizione del video. Una persona seduta. Eccoci qua, perfetto.
Ok. Facciamo finta. Esatto, che era assolutamente voluto. Questo è... Lo volevo fare. Lo volevo assolutamente fare. Però vi posso dire, almeno apprezzo il fatto che è riuscito a giocarsela. Non mi è dispiaciuta l'interpretazione, ve lo dico. In realtà fa tutto quanto parte del trucco, è questo. Lo sapevi che se sei pelato e ti ritrovi nel traffico autostradale, puoi fare anche tu la coda? Porco due, mamma mia, mi ha colpito. Vi giuro, penso di aver perso almeno il 4% dei miei neuroni guardando questo video. Almeno non ho perso i capelli, però. POV, tuo marito si sorprende facilmente? I love you. Mommy! Mommy's sleeping. Mommy, wake up. She needs to wake up, yes. Mommy! She's sleeping. Mi sa che non ha visto, eh. Oh my... Non tirare le cose addosso al bambino. Mi fa morire che la prima reazione è tirare una cosa contro la persona che ti ha spaventato. Che tra l'altro, raga, io ve lo sto dicendo, questo stava partendo contro il ragazzino, eh. Almeno il ragazzino ci ha provato ad avvertirlo, comunque. Lui che sta a dormire, mamma mia. Oh, l'essenza di questo video. Cioè, io non vorrei nient'altro di più dalla vita. Ecco, più vicino, grazie. Così mi mancava. Il gigante carro. Aspettate che voglio vedere se effettivamente è vicino. Il gigante carro. Effettivamente gli assomiglia. Vedete, questa qui è la faccia che vi fanno i vostri compagni di classe quando aprite le patatine. Stessa identica energia, raga, ve lo dico. Un gatto. Oh. La pizza che gli ha dato. Madonna, ma guardate quanto è grosso sto pesce. Mamma mia. Cioè, non è uscito del tutto, ma sembrava enorme. Dai, gli voleva dare un bacetto, che cavolo. Subito a partire con la violenza, sti maledetti gatti. Io che aspetto fuori dalla casa dei miei amici dopo aver scritto sono qui invece di bussare. Beh, che dire. Ma sapete qual è il fatto? È che non voglio che tipo mi aprono i suoi genitori, ok? Non mi va di parlare, voglio che esce e basta, forza. E che cavolo. Che sta a fa? Sta facendo una palla di neve? Allora, avrei i miei piccolissimi dubbi. Innanzitutto non penso sia proprio di neve questa palla. Raga, quanto ci scommettete che è andato a giocare a lanciarsi le palle di neve con i bambini al parchetto? Io lo farei. Ok, forse no. Per finta, raga, in game. Vabbè, comunque dai, raga, è una bravata, sono ragazzi. Tra ragazzi ci si diverte in questo modo, no? Ok. Beh, che dire. Vabbè, ma sai che c'è? Ma che te frega? Continua. Chissà che cosa avrà pensato. Cioè, l'ha distrutta. Ragazze contro i ragazzi quando vanno in spiaggia. Queste sono le ragazze. Ok. Il solito, un classico. Oh, attenzione, non toccare l'acqua. I ragazzi. Oh, adesso sì. Ora sì che ci capiamo, ragazzi. Vorrei dire che non è vero, però è vero. Oddio, no, è bruttissimo. Deludente e soddisfacente allo stesso tempo? Oddio. Beh, posso dire che effettivamente è stato molto bello. Cioè, allora, deludente per lui, ma sinceramente non ha neanche rotto nulla. È soltanto soddisfacente. Non so voi, ragazzi, ma credo di sì. Comunque mi piace come ha visto la roba cadere. Ha detto, ok, continuo a guardare. Oh, ognuno ha le sue preferenze, che vi posso dire? Una scarpa? Una gamba? No! Tutto tranne la teoria dei colori! Perché cambia di colore? Ah! Lo odio con tutto me stesso. Perché passa dal bianco al grigio? Che poi, regà, sembra molto più sporco così. Mamma mia. Cioè, da qui ti direi lavati le scarpe. Invece qua sono tipo pulitissime. Oh, il fatto che i colori cambiano in base a quello che hanno intorno dovrebbe essere illegale. Però i colori lo fanno lo stesso. I colori non gliene frega niente. E voi potete solo guardare e soffrire. Nient'altro. Sure, I'm gonna need to slide in. Oh, never mind. Beh, effettivamente non c'è bisogno. Io ve lo dico, penso che questo fosse anche meglio di un documento a sto punto. Sapete, mi piace come è una maglietta con sopra scritto Don't give up, ma i suoi capelli sono stati i primi ad arrendersi. Che dire, mi dispiace. Ok, un gameplay di GTA, credo. Sì. Mi ha rubato la macchina, no! La polizia! Che fa? Ah! Ok, so dove sta puntando questo. No! Che infamata! Ah, questo è bellissimo, ragazzi. Mamma mia, non so come fa questa persona a trasformare il suo gatto in qualsiasi cosa. Qua l'ha trasformato in un calabrese.